Ciao ragazze, allora nel video di oggi vi mostro, vi do dei consigli, vi mostro io cosa ho portato in gita e vi do qualche consiglio su cosa portarsi in gita e come fare la valigia. Quindi la prima cosa da fare è una lista, ovviamente, che io ho diviso in borsa a mano e valigia, e mi ci sono trovata abbastanza bene, quindi se volete darsi un'occhiata, ecco, fate pure, che non ho dimenticato niente. Poi la seconda cosa che ho fatto, che è stata una cosa nuova ma mi sono trovata benissimo con questo metodo, è stato organizzare la borsa a mano in piccole trousse. Questa per esempio era la trousse, l'emergency kit. Infatti c'erano delle medicine, c'era una mucchina, dei fazzoletti, una cremina per le mani, delle forcine, delle salviette e un burro cacao. E tutte, insomma, queste anche dei zappetti, così così. Queste cose che se lasciate così a caso nella borsa si andrebbero o perse o non riuscireste mai a trovarle. Un'altra trousse invece che ho fatto, tra virgolette, è stata questa con tutte le cose un po' elettriche, quindi tutti i carichini per la macchina fotografica del cellulare, le cuffie del cellulare e dell'iPod, e l'iPod, ecco, tutte queste cose così che si andrebbero ad aggrovigliare in modo assurdo. E niente, io come borsa a mano avevo questo zaino con cui mi sono trovata molto bene, perché era molto capiente, aveva una sezione dentro, quella grande divisa in due, e in due sezioni qui non si vede benissimo. Poi aveva lo spazio per la bottiglia, ecco, lo spazio per la bottiglia lì a destra, e anche una taschina davanti più piccola, dove quindi ci ho messo le cose un po' più, anche qui con gli oggettini un po' più piccoli, come un altro pacchetto di fazzoletti, le cicche, gli occhiali da sole e uno specchietto, ecco. A questo punto quindi è stato facilissimo, ho semplicemente preso le trousse e le ho messe dentro lo zaino, poi avevo anche un ombrello, ecco. E del resto, ecco, il mio zaino non aveva altro, quindi vi consiglio davvero questo metodo, che si va da Dio. Ecco, il mio consiglio invece per fare la valigia, il mio consiglio principale è scegliere tutti gli outfit prima e tutte le cose da portare, poi stendersele nel letto, ecco, prepararseli, tenendo quindi sempre d'occhio la lista, come potete vedere, e piano piano metterle dentro la valigia, cercando poi di organizzare al meglio gli spazi. In questo modo, secondo me, questo modo è molto più efficace di scegliere di prendere delle magliette e infilarle nella valigia, poi magari uno si scorda, ne prende cose in più, così. Quindi, cioè, vi consiglio di fare così. Dopo cui ho preso le ciabatte, le ho messe nella zona impermeabile della valigia, che di solito c'è, e dopo sono andata semplicemente, appunto, a mettere le cose che avevo già preparato prima. Infine, quindi, ho semplicemente controllato di aver preso tutto dalla lista. Questo era il video, io spero tanto che vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!